Va bene, il pericolo non è ancora passato, perché adesso c'è il pericolo dei fontanazzi, nutrie e tutto quello che può creare pericolo. Questa è la casa, come vedete, pronta per l'evacuazione. Queste sono le abitazioni quasi disabitate perché il comune ha dato il permesso, l'ordine di evacuare. Sì, è stato lui a dare la delibera. Adesso stiamo per vedere una delle cose mai viste da noi, mai viste in 33 anni. Questa è la casa dei miei vicini di Marengoni. Poi passiamo dai laghi Palenque, l'autista della moto. Come vedete, adesso il livello un po' si è abbassato, però stanotte era molto critica la questione in atto. No, in acqua. Adesso vediamo se è calato o meno. Non è ancora in Ecco, corso di questa come vedete era un bar una volta, dove lì vi erano dei laghi per la pesca sportiva. No. No, ma per fare parli per quando ci sei. No! All'ultimo minuto. Ultimo minuto. Come vedete, là c'è il podere, è in Pezza. fondo Bezza delle Ghiare. Devi dirgli che questa sponda, l'argine dentro maestro, questo fiume ha una larghezza di 10 km. L'hai detto te? Ah, l'ho detto io. 10 km. Il mio compagno di avventure, di riprese, mi sta suggerendo che da quel punto qui, da questo argine maestro, all'altra sponda cremonese, ci saranno dai 13 ai 14 km. Sì, ci sono balene. Adesso con le golene sì. Con le golene invase ci sono, Sorriso, 13-14 km. sorriso, sorriso. Ecco, Altri altri promotori. volontari per contenere queste acque violente, pericolose di questo grande Impetuose. fiume. Qui ci sono i vigili del fuoco, protezione civile che stanno ancora sistemando i sacchetti. C'è la Rosa Magnani, la pasticcera di San La Secondo. pasticciera di San Secondo, e vai! Che fa dei dolci No, favolosi, fatti con delle spaventare. creme. Boh, adesso smuovo. Come vedete, queste abitazioni sono tutte in zona golenale e sono tutte soggette, se l'alluvione arriva, di essere invase. Questi sono indios. Oh, ciao amico! Fa un sorriso! Adesso ci stiamo propinguando. Dai, ma che Eh sì, stronzatura. stiamo propinguando verso il ponte Giuseppe Verdi Che che collega. collega la provincia di Parma con la Lombardia. Qui c'era un maneggio per cavalli tutto invaso dalle acque. Porti delle cinture. C'è la Cristina là. Ciao! Che il ponte Giuseppe Verdi è stato chiuso lunedì sera per
per appunto l'alluvione che ha per motivi di sicurezza l'accesso al che il prefetto di Parma ha dato. Magari come vedete in fondo è l'antica corte di Ipezza, detta le Ghiare. Che vibra la mano. Ma piano, Valeria, piano. Ma piano un attimo, che vai troppo forte. Come tutti gli anni viene fatta una festa campagnola organizzata dagli amici di Ragazzola. E tutto il ricavato è dato in beneficenza. Qui presidente che si chiama il Baleno? Farabigoli. Farabigoli. Ecco, qui siamo arrivati all'ingresso del ponte. Ma che. Vedete che qua ci sono. Vedete che qui c'è un videomatore che ci vuole prendere il posto. È concorrente. La nostra sarà più bella. Che girati in moto, ecco. Sempre le Ghiare. Qui siamo in confine tra il comune di Rocca Bianca e il comune di Zibello. E questo è l'accesso, dai! È l'accesso del fiume del ponte Giuseppe Verdi. Ah. Va. Siamo della RAI. Sì. Sto spascando le strade, mi fanno un cazzo della RAI. Qua come vedete l'accesso al ponte che passa sul fiume Po che collega l'Emilia alla Lombardia è stato allagato perché la strada che... Perché quei soldi che servivano per collegare i due argini sono stati mangiati. No, spieghi loro. No, è design. No, è design. Vabbè, chi ti dice un po', nella verità. Le forze dell'ordine. Come vedete laggiù in fondo sono tutte le abitazioni. Un disastro. No, gente. Qua c'è la sessa, qua la barca. Qui c'è Marchettini. Ho detto anche il telo. Come si chiama quel potere lento stava a fare il problema? Potere Baldu! Potere Bocelli! Questo è volendo di spiegare che sono qua, sono 2000 ettari. Questa collina che è stata invasa dalle acque. Ci ha permesso anche, che ci ha permesso anche di guardare il paese. Il paese è 2000 ettari. È di 2000 ettari. Ed è arrivarci a questa parte. Da Zompo. Qua c'è la Barbara Mari. Ha un sorriso. Cheese qua. Si giri un attimo. Qua. Ecco così ripresa dalla RAI. Qua c'è il telo che mi fa cascare Aspetta che vado giù un attimo. No, ma lei che anche la più a Cavasò. Vedi che la più a Cavasò. Non vedete questo qui il potere Marengoni. Le acque si sono già abbassate di circa 50 cm. Il pericolo è stato stanotte. È stata la nottata che è stata tutta dedicata al lavoro duro. Sì, ma sai, dove posso salire lì per riprendere? Come vedete qui prosegue la nostra opera d'arte fatta nella nottata. Sotto questi teli c'è sabbia portata dai camion, mentre i sacchetti sono stati fatti tutti a mano in piazza Rocca Bianca, dove c'erano con pala tante persone e hanno fatto con le lacrime agli occhi, col dispiacere, ma hanno tenuto duro.
per la voglia di tenere questo fiume nel suo letto. E questi sacchi sono arrivati fino a 20.000. Di più forse. 20.000 sacchi sono stati riempiti da ieri sera alle 4:30 fino alle 4 di notte. 10 ore di lavoro. All'alfabeto sono 12. 12 ore, sì, scusate. Sai, io sono concentrato, sono qui su in moto. A guida sta tenda mia casca. Mentre, come vedremo poi, al posto della sabbia c'è il team. Sono stati usati dei piò con i trattori che arrivano l'aratro. Beh, il piò. Ecco, c'è qui Silvio, c'è Silvio. Silvio, saluta! Saluta Silvio! Ciao! Ciao! Vai sulla Rai dopo! Con degli aratri a fare una cresta! La cresta sull'argine per rialzarlo di 20 cm. Ecco, come vedete tutte le aziende agricole hanno portato sugli argini le attrezzature più costose. È passato l'amico Bonelli. Anche ex Sigaler. C'erano tante persone stanotte qui con torce, con lampade, tutte impegnate per tenere queste acque pericolose. Adesso, come vedete qui, ci sono le attrezzature del mio amico autista. Dalla fa e con la pista. Come vedete, c'è un altro accampamento di un altro presidio. Mamma mia cascava, La macchina. Dove erano occupati tante persone nell'agricoltura. Qua c'è Mario Gonzi e il compe. Ciao. Bene. Ecco lo zio Tom. Questo qua faceva parte Ferrari in duet. Protezione civile. Protezione civile, guardalo. Come metti la snega. Guardalo. Questa era un punto, questa chiavica è stato un punto critico. Già anche nel 94. E 77. E 78. 7. No, l'era Lord Balen. No. A gruva di fagulli di dati acca. Vedete? Qui c'è un accampamento della Croce Rossa. Ci sono ragazzi che guardano i fontanazzi. Se ci sono delle infiltrazioni. Che potrebbero far saltare anche l'arte. Vedete qui l'acqua era un livello molto alto, per cui il paese era soggetto in serio pericolo per l'inondazione. Allora abbiamo dovuto qua la spiega. Poi c'è Lele, ciao. Ecco, questo salame è stato chiamato salsicciotto. Non è fatto con la sabbia, ma l'aratro ha rivoltato la terra una volta andare, una volta venire, poi è stato messo sul telo. Tirando su una cresta di terra. Una cresta di terra di 40-50 cm. E coperto con i teli e sacchetti per alzare il livello dell'argine. Adesso stiamo per arrivare alla nautica. Anche troppo presto te di là. È figa, ma io devo stare qui. C'è Alfredo. Ciao Alfredo. Baciami Alfredo. Qui da questa chiavica partiva l'argine consortile, chiamato tombone. Il tombone.
è stato fatto saltare per motivi di sicurezza, per far affluire le acque in zona golenale. Dov'è il mio puntile? No, il mio puntile costa che? Comunque, oh, quella bottiglia lì stamattina era asciutta, eh? Era in secca, ma vedi che va a ondate? Vedi che va a ondate? Cosa sta facendo lì in palè in intervista? 3 centimetri all'ora. Il microfono, no? 3 centimetri all'ora fa? Te balendo sì. Abbiamo dalle 2. Lei, guardare lì. Signora Lia, come vede là? No, il microfono. Taci, per come vedere. Se io mando dico questo, che avete fatto molto, una bella operatia, salvare. Ah no, Tobia, parla bene. No, avete lavorato molto, molto bene. Per salvare anche Rocca Bianca. Come voi, come voi avete fatto il 1951. Anche del 94. Adesso, e del 77. 94. Adesso voi. Tu del 77 eri ancora piccolo. Io c'ho ancora dopo. Adesso tocca a voi. Ringraziamo l'autorità del comune di Rocca Bianca, Vigili, Pompieri, tutti. Vabbè, posso chiudere? Saluta. Saluta. Nautica di stagno, qui è tutto. Ciao. Abbiamo fatto chilometri e chilometri questa notte. Costruzione, adesso ci vuole buttare. Sono gli eroi. Perché ho rotto in culo. Ecco quella telecamera, che bello. Qui anche un po' di su. Oltretutto lo riprendevo, ma veniva da tutto. Sì, il banco, il campo da bici ha lasciato sulla rete e le vola via tutti i pai, figa. Se c'è sulla rete si sono piegati, te lo dico. Non lo commenti, te fini. Ma non vedi qua, c'è la cresta fatta dall'aratro. Ecco, quella che stiamo vedendo è la macchina operatrice che ha fatto la potentissima cingolo di mangiacarne, di gamba Gianfranco, di una figura tipica di Rocca Bianca. Quello è il P.O., detto in italiano aratro. Come vedete qui c'è personale che presidia gli argini dei Fontanazzi e dei Topinari. Niente, proseguiamo. Come vedete la migliaia di sacchetti posati nel giro di pochissime ore. Questo è il frutto del lavoro duro che abbiamo fatto nella nottata. Di tante persone. Fa parte delle qualità della gente di questo paese, il lavoro. E l'esperienza. L'esperienza, anche se duro, stringere i denti pur di non far arrivare una catastrofe, senza aspettare aiuti dallo Stato, mica lo Stato. E qui è la gente che è partita subito in allerta e ha cominciato a rimboccarsi le maniche e fare il possibile e anche l'impossibile.